La Ciotola, Piazza Marinai d'Italia, 10 a Portoferraio. Nel suggestivo scenario della fortezza pisana a Marciana si è svolta sabato scorso la 7ª edizione del premio giornalistico dedicato alla memoria e all'impegno giornalistico di Gaspare Barbiellini Amidei. Insieme al sindaco Anna Bulgaresi e rappresentanti delle istituzioni dell'isola, giornalisti, uomini di politica e cultura hanno partecipato alla cerimonia di consacrazione dei vincitori. Il premio è rivolto ai giovani sotto i 35 anni impegnati nella professione per incoraggiare un giornalismo libero e innovativo di qualità. Il tema di questa 7ª edizione era verde, bianco e rosa, l'Italia delle donne. Giurato speciale per questa edizione 2014 è stata Dacia Maraini. Ad aprire la serata, presentata da Alfredo Macchi, Federico Barbiellini Amidei del comitato promotore, per la sezione carta stampata e nuovi media il premio è andato a Rino Bucci, 34 anni, per l'articolo L'osteria del coraggio del quotidiano Il Tirreno. Per la sezione radio e televisioni sono state premiate Cecilia Andrea Bacci, 25 anni, e Alessandra Borella, 29 anni, per il servizio video Oltre la grata, la clausura al mondo d'oggi. Quattro colonne SGRT News della Scuola di Giornalismo Radio Televisivo di Perugia. Ai vincitori, oltre a premio, è stata consegnata una targa che riproduce un'opera inedita di Pietro Consagra intitolata Elba. Il premio Gaspare Barbiellini Amidei, promosso dai familiari e giovani amici del giornalista e scrittore scomparso, ha ricevuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Nella giuria figurano nomi prestigiosi del giornalismo e della cultura. Erano presenti nella serata di Marciana Andrea Vianello, direttore di Rai 3, Caterina Soffici, giornalista e scrittrice, Giulia Cerasoli del settimanale Chi, Massimo Nave, editorialista da Parigi del Corriere della Sera, e Gaia Pianigiani del The New York Times.